Sono Luca Boaro, PM in alias per la soluzione di Space One. Con noi c'è Claudia Parodi, Channel Account Manager. Durante il corso del webinar poi dovrebbe arriverà Andrea Turco, che è Business Developer Field Solutions. Space One, soluzione che combina augmented reality e artificial intelligence per la collaborazione voluta. Mette a disposizione delle aziende un ambiente profondamente collaborativo, dalle molteplici finalità, come ci farà vedere poi Claudia, permette ad esempio di presentare qualsiasi prodotto in maniera innovativa, per esempio coinvolgente, ma anche in maniera, diciamo con una finalità diametralmente opposta, anche di formare il personale e risolvere problemi in modo rapido e in totale sicurezza per gli operatori. Venendo all'agenda di questo nuovo appuntamento, faremo una parte introduttiva. Se qualcuno di voi ancora non conoscesse bene, diciamo, le fondamenta della soluzione. E poi ci sarà anche una parte di demo e una parte di competition. La parte di demo potrà venire traslata in su o in giù a livello di timeline rispetto alla presentazione, a seconda di quando poi entrerà Andrea. Andrea oggi è stato chiamato per un'urgenza operativa, e però riesce a entrare, ci ha detto che riuscirà a entrare poi in itere durante il corso del webinar. Alla fine poi ci sarà, come al solito, se avrete delle domande, una parte di Q&A. E il webinar verrà registrato, ci sono i nostri contatti eventualmente, e anche nella mail di follow-up poi troverete tutti i nostri contatti come al solito e il link alla registrazione al webinar. Fermo restando che qualora voleste un appuntamento specifico per discutere, come diciamo sempre, determinate esigenze che avete con i vostri clienti, siamo disponibili sempre e comunque. Potete contattarci via mail, via telefono e niente. Ora lascio la parola a Claudia che proseguirà poi con i contenuti del webinar. Ciao a tutti, benvenuti anche da parte mia. Piacere di ritrovare persone con cui già ci conosciamo e invece alcune persone forse non ci conosciamo ancora direttamente, ma sono sicura, mi aggancio a quello che ha detto Luca alla fine del suo discorso. Spero magari che avremo occasione di iniziare con attività one to one anche presso i vostri clienti e quindi avremo occasione poi anche di conoscerci. Faccio una breve, diciamo, panoramica su che cos'è Space One, perché anche se il webinar di oggi è specificatamente dedicato ai punti di forza della soluzione, andremo a analizzare, diciamo, proprio le peculiarità e a vederla anche dal vivo con Andrea alcuni passaggi del prodotto. È giusto comunque riprendere, diciamo, dall'inizio per entrare poi nei punti di forza, perché altrimenti, diciamo, il discorso, per qualcuno che non ha familiarità con la soluzione potrebbe non essere così immediato. Allora, Space One è una soluzione che viene definita di augmented collaboration. Augmented collaboration significa che aggiunge a quella che è una normale collaboration tra persone fisicamente distanti, una serie di funzionalità evolute che la rendono appunto un'augmented collaboration, cioè quindi qualcosa in più, grazie a strumenti come la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, l'integrazione con i sistemi di IoT e tutta una serie di tecnologie che abbinate proprio a quella che è la base della soluzione, cioè la collaboration, la rende una soluzione davvero innovativa e molto attuale con quelli che sono i tempi e le esigenze del mercato in questo momento. In questo momento sicuramente i vostri clienti, ora immaginiamoci che questo webinar per voi che siete rivenditori, che siete partner, system integrator, vuole essere un modo per avere delle informazioni, dei dettagli sulla soluzione
Così, quando vi trovate presso i vostri clienti, clienti che secondo voi potrebbero essere adatti a una soluzione come SpaceOne, avete qualche elemento per iniziare con loro la prima discussione, a parlarne, a introdurre l'argomento. Se trovate interesse, ovviamente poi per approfondire tutto quanto, siamo a completa disposizione per organizzare presentazioni, incontri, eccetera, direttamente presso il cliente, calandola sulla loro esigenza. Io oggi voglio darvi un po' di informazioni di modo che voi possiate immaginare tra i vostri clienti quelli che potrebbero essere interessati a SpaceOne, magari clienti che non sono ancora vostri clienti ma che avete piacere di introdurre come nuovi clienti nel vostro database e che quindi magari con questa soluzione potete andare ad approcciarli, perché comunque i rivenditori, i partner che in questo momento trattano soluzioni come queste, che trattano SpaceOne, sono davvero pochissimi sul territorio italiano. Quindi se voi decidete di iniziare a lavorare con questa soluzione, siete comunque un partner sicuramente innovativo e sicuramente tra i pochi che lo stanno facendo, quindi vi potete permettere anche di andare su clienti che per altre tecnologie hanno altri riferimenti, ma che magari per SpaceOne hanno proprio bisogno di voi, e quindi è un modo anche per inserirsi in ambienti nuovi. Per darvi dei suggerimenti su quali potrebbero essere i clienti che hanno esigenza di questa soluzione, immaginate che con un prodotto di collaboration, che quindi proprio alla base significa che qualcuno da remoto riesce a supportare qualcuno on the field, poi come lo fa e con quali strumenti a sua disposizione lo andiamo a vedere adesso, però immaginatevi questo scenario, no? Qualcuno operativo sul campo, in stabilimento, in aziende, addirittura proprio sul territorio in esterna, eccetera, che deve completare degli interventi di manutenzione, di ispezione, di collaudo, e che ha bisogno di supporto di un esperto che invece fisicamente è da remoto per completare con successo l'asset su cui sta lavorando. Quindi questo è lo scenario base su cui andiamo a lavorare. Quindi sicuramente con una soluzione come questa abbiamo la possibilità di ottimizzare i tempi di intervento, di ridurre gli spostamenti delle persone, perché a parte il Covid e la pandemia che adesso rendono ovviamente tutto più complicato spostare le persone soprattutto all'estero eccetera, ma anche proprio a livello di vantaggi economici. Agevolare ovviamente la conoscenza aziendale, perché tutto quello che viene fatto con SpaceOne permette anche di formare tecnici junior, di lavorare con persone di terze parti non esperte, perché comunque la parte di expertise ce la mette l'esperto da remoto, permette di aiutare e formare le persone sul campo, perché comunque tutta una serie di strumenti, tutorial, video, materiale che posso condividere, appunto poi tutto quello che farò con la realtà aumentata, eccetera, permettono anche a personale junior di formarsi piano piano su particolari attività. Questi punti, che poi magari Luca vi girerà col PDF della presentazione, secondo me dovete tenerli in considerazione quando andate appunto a parlare con i vostri clienti. Quindi abbiamo detto che SpaceOne nel focus permette di ridurre viaggi e trasferte, di condividere la conoscenza e le informazioni, di completare attività di manutenzione, di ispezione, di collaudo. Addirittura adesso con una nuova funzionalità che se riusciamo andiamo a vedere anche tramite un video, è possibile portarla ad uso domestico, quindi la signora Maria che ha un problema alla caldaia, quindi se tra i vostri clienti avete ad esempio aziende che fanno assistenza e manutenzione di prodotti anche di uso domestico, può ricevere un link via SMS sul proprio telefono senza scaricare nulla, nessun tipo di applicazione, clicca sul link e direttamente entra nella condivisione. Quindi da remoto la persona che dà assistenza può vedere l'asset anche di uso domestico. Questo, se non serve a completare l'intervento, serve sicuramente a preparare il tecnico che dovrà poi andare a fare l'intervento affinché abbia i pezzi di ricambio corretti, sappia esattamente qual è il tipo di intervento che deve fare, e ovviamente tutto questo diminuisce le volte di uscita del tecnico e ottimizza l'intervento che viene fatto.
Assistenza da remota ovviamente è la parte più importante della soluzione, perché è proprio una soluzione di collaboration, quindi come dicevamo prima la persona sul campo che viene supportata da remoto da qualcuno. Le procedure risolutive, che sono una parte molto importante della soluzione, anche una peculiarità, un focal point, un qualcosa di differenziatore, visto che il webinar oggi è proprio dedicato a questo, ai punti di forza del perché Space One e non qualcos'altro. Le procedure risolutive sono delle procedure guidate step by step che posso avere sul mio telefono, sul mio tablet, scaricate sul dispositivo indossabile come vedete nelle immagini, e posso, che mi aiutano a completare passo passo un'operazione, guidandomi diciamo nei vari step. Ogni passaggio, oltre a dirmi che cosa devo fare in quel passaggio, può essere supportato da video, da immagini, da condivisione di documentazione, e quindi tutto quello che può servire al tecnico per completare quel passaggio in modo completamente efficiente, senza fare la chiamata di collaboration. Quindi la procedura risolutiva è una cosa che il tecnico può svolgere da solo sul campo senza chiamare l'esperto. In qualunque momento durante la procedura risolutiva o al termine della procedura risolutiva, se qualcosa non ha funzionato correttamente, posso sempre comunque collegarmi con l'esperto e chiamare. Training on the job, l'abbiamo detto, ovviamente training a tanti livelli con Space One, training on the job di supporto, training in realtà virtuale, perché posso andare a ricreare in modalità virtuale degli asset e fare dei training alle mie persone direttamente sull'apparato, sul macchinario, ricreato in ambiente virtuale e quindi non fisicamente, perché in alcuni casi determinati apparati non sono trasportabili in un'aula corsi, o comunque non avrebbe senso comunque farlo per motivi di costo e di cambiamento dell'asset. Ispezioni da remoto è una parte fondamentale, perché permette all'ispettore di non uscire dall'ambiente, ma di farlo direttamente da remoto, quindi le ispezioni possono essere fatte molto più frequentemente, tutte le volte che ne ho bisogno, senza mandare continuamente una persona dall'altra parte. E quindi diciamo andiamo a toccare dei punti molto importanti per i clienti che hanno questo tipo di esigenza. E poi ovviamente la condivisione delle informazioni. Uno dei punti di forza, un altro differenziatore della soluzione molto importante, è il fatto che posso raccogliere tutto il contenuto e delle attività fatte sul campo, dei video, delle informazioni, e averle poi a disposizione riutilizzabili. Questo vedremo che è qualcosa che al cliente serve e piace tantissimo. Quindi ovviamente questa slide qua ripete un po' quello che abbiamo detto: messa in opera, installazione messa in opera, periodo di garanzia, ma cioè questi sono gli ambiti in cui un cliente può utilizzare Space One, quindi in tantissime fasi della loro attività. Quindi una volta che hanno implementato, introdotto in azienda questa soluzione, in realtà gli è molto utile, no? In tantissimi ambiti: nel momento dell'installazione, della messa in opera del servizio, durante il periodo di garanzia e manutenzione per gli interventi di manutenzione, nel post vendita per essere anche più diciamo veloci nel dare assistenza, e ovviamente in tutto quello che è la formazione. Io adesso darei la parola ad Andrea, che si è collegato, e mentre Andrea si prepara per la demo io uso questa slide per lasciare a lui la parola. La soluzione Space One si compone di due parti: la soluzione di back-end e la soluzione di front-end mobile sul campo. Oggi con Andrea vedrete entrambe, sarà lui a commentarvi questa parte, anzi poi lascio la parola a lui, che magari su questa slide vi introduce diciamo quello che è la demo che vi farà vedere. Vai Andrea. Bene, ok, allora ho attivato, benissimo, intanto buongiorno a tutti, mi presento, sono Andrea Turco, specialista di prodotto di Space One, appunto, quello che vedremo oggi, prodotto di Overit, ha spiegato bene Claudia, quindi che sfrutta, no, le tecnologie di realtà aumentata, mixata e virtuale per vari ambiti di applicazione, a partire dall'attività sul campo fino ad arrivare alla formazione, quanto abbiamo detto finora. Sfrutterei questi 15 minuti per farvi un overview, no? Una panoramica del prodotto e della funzionalità core di Space One, che è quello della collaborazione da remoto in realtà aumentata. Questa slide spiega bene, no? Come funziona Space One. Da una parte c'è il lato back-end, che noi chiamiamo back-end, è l'applicazione web, che è lato PC,
c'è una persona che dà supporto all'attività in campo oppure alla formazione in campo, invece lato client, lato mobile, la persona, il tecnico, l'operatore scarica l'app di Space One, che è presente anche nell'App Store, nel Play Store, quindi è un'app di mercato che è scaricabile su qualsiasi tipo di dispositivo, quindi dal telefono aziendale a un tablet, come oggi io utilizzo un semplice tablet, fino ad arrivare, come nell'immagine, a un dispositivo smart glass che ha le stesse funzionalità, ma ha il vantaggio di permettere di lavorare a mani libere, sfruttando solamente i comandi vocali. Allora, condivido subito lo schermo. Ecco qua, dovreste già vederlo. Sì, confermo, si vede. Ottimo, non nascondo questo. Perfetto, allora, questo è il portale di Space One. Faccio un passo indietro, faccio il logout. Come vedete io sono su Chrome, quindi chi va a dare assistenza, chi va a dare supporto, deve solamente accedere al portale, no, dedicato a ciascun cliente sul web. E come vedete si ha accesso, queste licenze possono anche non essere nominative, nel senso che immaginiamo che avete magari dei tecnici che fanno i turni, no, di supporto, un centro di supporto che fa i turni, si può anche gestire una licenza non nominativa, generica, tipo di assistenza. Una volta effettuato l'accesso abbiamo qui sulla sinistra i processi, diciamo i moduli abilitati di Space One. Oggi vediamo la collaborazione virtuale, Space One è modulare, quindi si va ad attivare i moduli che servono in quel momento, che a voi servono. Space One fa tante cose, la parte di procedure guidate, no, che diceva Claudio, oppure la parte di training o di presentazione dei prodotti aziendali, sono altri moduli interessanti. Approfondiamo la funzionalità core, quella utilizzata dal 90% dei nostri clienti, che è quella della collaborazione virtuale. A tal proposito, qui al centro abbiamo l'elenco, no? Lo storico delle chiamate effettuate dai nostri tecnici. Il principio di Space One è di non perdere, no, nessun contenuto, oppure di non isolarlo magari sul telefono, come su WhatsApp, le immagini e i video raccolti rimangono solamente sul telefono della persona. Noi cerchiamo di centralizzare l'informazione più utile per poi ridistribuirla tra tutte le forze, la forza lavoro, la forza in campo. Ecco, ciascuna sessione ha un report, come vedremo dopo. Qui sulla destra invece abbiamo gli utenti disponibili a essere chiamati, molto, molto semplicemente. Io però ho preparato anche l'app di Space One, che adesso la vediamo sul mio tablet, sto facendo. Eccolo qua, dovreste vederlo, il mirroring del tablet. Come vedete, Space One è un'app che si scarica, si effettua il login e si ha accesso al menu. Quindi il menu prevede quattro voci, la parte di collaboration che vediamo adesso, la parte di procedure, di ordini di lavoro step by step, ma anche la possibilità di, per chi sta in campo, di andare a consultare quell'informazione, quel contenuto aziendale, schema elettrico, faccio un esempio, no? Un manuale, un video tutorial del lavoro che deve fare. Quindi diciamo che chi sta in campo ha abilitato, diciamo, la possibilità di consultare la documentazione che gli serve. Quando però ha bisogno di ricevere un supporto, no? In realtà aumentata e quindi con funzionalità innovative, deve solamente cliccare la parte di collaboration e il sistema ci offre, come vedete, gli utenti, no, disponibili a essere chiamati, utenti che possono essere sia lato PC, come questa è la mia utenza di adesso, facciamo un test, ma anche lato campo, quindi immaginiamoci due operatori che lavorano in due diversi plant, possono mettersi in contatto per dare e ricevere supporto. Io adesso seleziono sul mio tablet l'utenza, no, di back-end di PC. Come vedete ricevo una chiamata sul portale. Ecco, una volta accettata io mi metto in condivisione con il punto di vista di chi sta sul campo. Adesso lo vedete. Eccoci qua, io mi trovo in ufficio, come vedete
ho un tablet in mano, posso avere però uno smart glass in testa, indossato, sarebbe esattamente la stessa cosa. Ovviamente avrei il vantaggio di non avere, come vedete, un oggetto in mano, ma di lavorare a mani libere e sfruttare comunque la voce, i comandi vocali. Questa è la visualizzazione del mio tablet, questa è la visualizzazione del back-end, di chi sta al PC e che, come vedete, ha una serie di funzionalità di pulsanti che permettono di supportare l'attività in campo. Non li vediamo i principali, no? In maniera rapida ma efficace. Ecco, in ogni momento immaginiamo Space One effettua l'ottimizzazione, no, della banda disponibile in campo. Ecco, in ogni momento è possibile scattare delle foto, come vedete, scattare delle foto e registrare video. Tutte queste foto e questi video verranno registrati e scattati dal dispositivo di chi sta in campo. Quindi diciamo che non andiamo a fare uno screenshot che magari la qualità non è al massimo, eccetera, eccetera. No, è uno screenshot, una foto scattata dalla fotocamera, quindi sarà sempre in alta risoluzione. La cosa interessante, secondo noi, è che tutte le foto raccolte vengono archiviate, vengono salvate in questa cartella. Quindi, come vedete, chi dà supporto ha subito accesso alla cartella con tutte le foto, i video, la chat eventualmente che andiamo a scattare. Io adesso ho condiviso questa foto con il tablet o l'occhiale della persona in campo e, come vedete, sul mio tablet ricevo l'informazione in alta risoluzione e quindi posso andare poi a lavorarci sopra con delle annotazioni in realtà aumentate e quant'altro. Vi chiedo di fermarmi pure se avete delle domande, se qualcosa non è chiaro finora. Se no, tranquillamente lasciamo tutte le domande e le curiosità del caso alla fine. Allora, passo alla parte di annotazioni, no? In realtà aumentata, che è molto, molto interessante. Come vedete, qui lato PC abbiamo un simbolo, no? Di una matita che ci permette di abilitare tutta una serie di funzionalità di disegno. Ecco, io in questo momento sto lavorando su un'immagine, vado ad indicare una freccia, una forma predefinita, eventualmente anche un testo che posso scrivere, eventualmente trascinare sullo schermo. Io sul tablet cosa ricevo? Ricevo, come vedete, esattamente la stessa informazione in tempo reale. Ok, questo funziona sia sul flusso streaming, come immaginate, che sull'immagine, no? Come facciamo in questo momento, in cui possiamo zoomarla, andare a inquadrare dei dettagli, delle letture e quant'altro. Ovviamente, adesso io sul mio tablet ho inserito un'annotazione, quindi ambo i lati c'è la possibilità di interagire naturalmente. Ecco, la stessa cosa per quanto riguarda la registrazione dei video, per esempio, oppure la condivisione di contenuti, di manuali, di schemi, di qualsiasi tipo di documentazione, di file Excel o quant'altro che vogliamo condividere a chi sta sul campo, che ha bisogno di supporto. Quindi io adesso dal mio PC seleziono, come vedete, seleziono un file, un manuale, uno schema in PDF, lo posso manipolare, lo posso scorrere, posso fare dello zoom, come vedete, inquadrare per chi sta sul campo le informazioni più utili, eventualmente anche ad andare a inserirci un'annotazione di questo tipo, come vedete, sto facendo. Naturalmente sul tablet ricevo questa indicazione, eventualmente posso a mia volta andare ad indicare con un'altra annotazione l'informazione che mi interessa. Benissimo, abbiamo parlato di annotazioni in realtà aumentata, sul flusso streaming, di condivisione, di registrazione video e quant'altro. La cosa interessante di Space One è che permette anche l'ancoraggio delle annotazioni sul campo. Quindi io, ad esempio, adesso, come vedete, sto inquadrando un banale foglio, immaginiamo che sia un asset, un macchinario sul quale lavoriamo. La cosa bella è che adesso è apparso un reticolo, una sorta di griglia. Questo
permette di ancorare le annotazioni. Se io vado a fare un cerchio, diciamo, in questo modo, come vedete, immaginiamoci che la persona in campo debba continuare il proprio lavoro in un'altra area, io muovendo la telecamera, la fotocamera, il cerchio che ho fatto su questo punto rimane esattamente, o la freccia, rimane esattamente fisso, ancorato esattamente su questo punto. Questo è un altro dei punti di forza, no? Perché permette di lavorare molto nel dettaglio di ciascuna sessione. Quindi annotazioni ancorate alla superficie. Proseguo per dirvi che eventualmente possiamo fare anche delle annotazioni anche lato PC, perché io indico una freccia in questo punto, cosa succede? Rimarrà sempre ancorata, come vedete, in questo punto. La collaborazione che abbiamo visto non deve essere per forza uno a uno, ma può essere anche uno a molti. Questo significa che in qualsiasi momento posso andare a invitare una terza, una quarta persona, come vedete con il più, immagino un collega che sta lavorando in un altro plant, un altro esperto remoto di un altro settore per il quale abbiamo bisogno del suo supporto, ecco, con il più andiamo a invitarlo, a fare una collaborazione a tre, a quattro, eccetera, eccetera. Non solo, perché magari mi starete chiedendo se la persona che vogliamo invitare, che può essere anche un cliente, un fornitore esterno, non ha una licenza di Space One, ecco, con le ultime release abbiamo coperto anche questo aspetto, perché con questo pulsante possiamo andare a condividere il link della sessione e inviarlo a qualsiasi persona esterna, diciamo, che non ha una licenza Space One nominativa, che deve magari partecipare una tantum. Copiando questo link, la persona che riceve il link non dovrà far altro che copiarlo, come sto facendo adesso, sul suo browser, molto molto semplicemente, e come vedete, senza avere una licenza abilitata, inizierà a partecipare alla sessione di manutenzione, di formazione, installazione, quant'altro. Quindi c'è la possibilità di coinvolgere persone esterne, che eventualmente non hanno una licenza, e farle partecipare appunto attivamente, perché anche loro, chiamati guest, ospiti, potranno andare a fare delle annotazioni, vedere le foto che sono state scattate, come vedete i video eventualmente, eccetera. Ok? Quindi questo è un altro aspetto che andiamo a coprire. I guest poi possono staccarsi tranquillamente quando hanno finito l'intervento, eccetera. Questo dà molti spunti di riflessione. Ecco, chiudo con questa parte di condivisione, perché possiamo andare a condividere anche dei modelli 3D eventualmente, per indicare a chi sta sul campo il funzionamento, no, degli ingranaggi interni di un modello, di un macchinario, eccetera. Se avete dei modelli 3D con Space One, li gestiamo in questo modo. Possiamo andare a condividerli, a manipolarli come sto facendo adesso. Ovviamente sul tablet io ricevo le informazioni in tempo reale. Eventualmente posso vedere, grazie all'animazione, come funziona. Questo è molto banale, molto semplice, però immaginiamoci un modello più completo, più complesso, riusciamo a gestirlo e a indicare, come vedete, sul tablet, sul telefono o sullo smart glass, questa scelta sempre vostra, come funziona. Bene, parlando di connettività, se la maggior parte dei nostri clienti si trova a lavorare spesso in situazioni di scarsa connettività, anche adesso non è che ci sia una connettività eccezionale sempre, abbiamo implementato la parte di modalità low band. Quindi una volta attivata, il sistema cosa va a fare? Adesso ve ne rendete conto. Il sistema va a ridurre automaticamente i frame per secondo dell'immagine, quindi diventa più scattosa, meno fluida, come vedete, va più a scatti, però aumenta di molto la qualità, la risoluzione dell'immagine. Quindi abbiamo, Claudia lo sa, abbiamo clienti che lavorano in situazioni molto scarse, no? Anche in situazioni di banda satellitare, magari in piattaforme offshore dove prende pochissimo. Grazie a Space One riescono, come vedete, a lavorare in alta risoluzione e a fare annotazioni e quant'altro
nonostante si trovino in situazioni complicate. Bene, allora vado a terminare questo test di chiamata per mostrarvi che ogni volta che finisce una chiamata abbiamo un report, subito un report della sessione. Questo report va a richiamare chi ha chiamato chi, alcuni dati della sessione, ma anche eventuali immagini, eventuali video che sono stati scattati e raccolti. Non solo, con la possibilità di aggiungere a questo report dei tag di questa sessione. Mi viene in mente il nome del cliente, oppure il nome dell'asset, eccetera, eccetera. Inseriamo questi tag e un domani, o fra un mese, abbiamo bisogno di ritrovare, no, questi contenuti che sono stati scattati in quella sessione per poi magari riutilizzarli, sarà tutto salvato nel vostro spazio cloud. Quindi, ad esempio, riseleziono il tag di demo e ritrovo solamente le sessioni che contengono il tag di demo. Questa è quella di oggi, 28 del 4. La vado ad aprire e ritroviamo immediatamente le nostre foto, video scattati sul campo, con la possibilità di scaricarli e poi magari inviarli oppure riutilizzarli. Va bene? Questa è un po' una panoramica per chiudere. Mostra anche la parte che noi chiamiamo knowledge repository, quindi un contenitore di know-how aziendale, di conoscenza aziendale che ciascuno dei nostri clienti ha a disposizione per importare dei documenti utili, centralizzarli, ad esempio video di interventi oppure immagini, documentazione, manuali, con l'obiettivo poi di ridistribuirli in tempo reale, noi la chiamiamo conoscenza giusto, just in time, di ricondividerli alla persona sul campo che poi ne avrà bisogno. Quindi uno spazio centralizzato della documentazione più utile per poi essere ricondivisa. Bene, con la possibilità ovviamente di catalogarla per tag, per inserire alcuni tag per ricercarla in modo più semplice, eccetera, eccetera. Quindi io mi fermerei qui in questo overview, spero sia piaciuto. E grazie Andrea. Prego, sicuramente avete delle domande. Ottimo. Io ho una domanda, scusami Claudia. La parte di notifiche che vedo a schermo, come viene, diciamo, agganciato? Sono notifiche tra il back-end, tra il front-end, oppure può venire fatta un alert generato direttamente dall'operatore sul campo, qualcosa? A quale ti riferisci? Scusami. La campanella in alto, alla sinistra di Help Turco. Ah, questa. Sì, guarda, queste sono a livello di portale, notifiche di no? Sistema? Ok. Esatto, di sistema. Quando magari c'è una chiamata tra due, magari c'è una notifica, quando si sta elaborando, inserendo un nuovo video, no, di un'attività di manutenzione, viene gestita una notifica. Questo per far sapere un po' a chi gestisce il portale cosa sta succedendo. Ok, e poi un'altra cosa, quando si va a costruire il knowledge repository, io posso in un intervento che magari è praticamente la falsariga di un altro intervento vecchio e che ho catalogato nel knowledge repository, richiamare degli elementi utilizzati nello stesso intervento e quindi dire guarda che la stessa situazione, non so, su quella valvola, su quell'intervento è identica a quello che è stato fatto all'intervento di, non so, Eindhoven, eccetera, eccetera. Assolutamente sì. Ok. Questo lo possiamo gestire tramite i tag. Io adesso, ad esempio, nel repository completo vado ad inserire il tag di PLC. Il sistema mi trova solamente i contenuti relativi a questo tag. Posso inserire eventualmente il nome della valvola, no? Ok, io Codice poi seriale, eccetera. lo posso pushare a schermo all'operatore. Bravo, esattamente. Durante una collaborazione ho sempre a disposizione il knowledge repository in cui ricerco per tag, per nome, per codice e ritrovo immediatamente, siano essi video, documenti o foto, il documento che interessa in quel momento. Ok, ottimo. Ok. Assolutamente. Addirittura, Luca, questa parte qua può essere ulteriormente evoluta, nel senso che
posso, se ho una procedura risolutiva, al passaggio riguardante quella valvola, condividere un pezzo del video registrato in una precedente manutenzione, dove faccio vedere come viene completato quel passaggio, magari da un altro operatore in un video tutorial o in un passaggio del video e basta. E attraverso l'intelligenza artificiale ricordiamo che il nostro sistema è in grado anche di riportare i dialoghi audio, trasformarli, eccetera. Quindi abbiamo tutto un insieme di strumenti che ovviamente oggi non siamo riusciti ad andare a vedere, che sono più evoluti, più in deep, che usano non quello che è la realtà aumentata, ma quello che è l'intelligenza artificiale, e che fanno un passaggio in più. Quindi attraverso un video posso andare a riportare i dialoghi, e quella parte di dialoghi, una comunicazione, un'informazione dei dati, dei contenuti, delle letture di numeri fatte, eccetera, può essere poi utilizzata in un secondo passaggio da un'altra persona. Guarda Claudia, lo vediamo perché ce l'ho qui. Allora, a partire da un video di una manutenzione qualsiasi importato nel repository, ecco, questo è un video di 4 minuti di una manutenzione su un motore. Abbiamo la possibilità, grazie al sistema, di suggerirci, no, delle informazioni utili, di indicizzare il video e quindi di ricevere delle informazioni su questo video in automatico, grazie all'algoritmo. Questo algoritmo ci va ad indicare delle keyword, delle parole chiave, che in questo video ne ha estratte 20. Ad esempio, in questa parola chiave che è Catalytic Converter, questo video è in inglese, quindi le parole chiave saranno in inglese, in questo video, scegliendo questa parola, ciascuna parola chiave, il sistema non solo ci indica questa parola, ma anche ci dice dove nel video, in che punti si sta trattando di questa parola. In questi 4 punti io so che se mi posiziono in questo punto del video, io so che in questo punto si parla di questa parola chiave. Come diceva Claudia, anche il sistema in automatico ci va a trascrivere, effettuare la trascrizione dell'intero testo del video, i dialoghi del video. Quindi, come vedete, qua abbiamo la trascrizione del testo con la possibilità di tradurlo in tutte queste lingue. Come vedete, automaticamente. Bello. Questo, sì, offre molti spunti per i nostri clienti, magari... se dobbiamo inviare un video di una manutenzione a un tecnico che ha un intervento simile, però è straniero, la possibilità di ritrovare il testo e di tradurlo è sicuramente di grande aiuto. Grazie Andrea. Siamo arrivati alla fine di del nostro tempo a disposizione, e ci sarebbero altre slide importanti da farvi vedere, ma direi di... vi condivideremo tramite Luca il materiale, la presentazione o anche dei datasheet, quello che il nostro marketing ha creato proprio relativamente ai punti di forza della soluzione, ve li manderemo via mail. Io adesso vi chiedo se in questi ultimi 2-3 minuti che rimangono qualcuno ha delle domande, qualcuno vuole dirci qualcosa. Vedo una domanda in chat di Gabriele che chiede i dati delle sessioni svolte e i dati inseriti al cliente nella knowledge base dove vengono registrati, vostro hosting o server del cliente. Allora, noi ci basiamo o in cloud o anche on-premise, quindi nell'installazione installate nelle macchine del cliente. Il 90% dei nostri clienti lavora in cloud. Il cloud può essere o uno spazio sul quale noi ci appoggiamo, che può essere sia Azure di Microsoft che AWS di Amazon, ma nessun problema per utilizzare un server indicato dal cliente, quindi da quel punto massima libertà. I dati rimangono nel cloud di ciascun cliente, protetti con una protezione crittografia del dato e la merito di GDPR. Abbiamo molta documentazione, anche perché la maggior parte dei nostri clienti lavora molto con questi dati di protezione, quindi parliamo di SIPEM, ENI, eccetera eccetera, quindi da quel lato motivi di sicurezza, come scrive, abbiamo moltissima documentazione. Okay. Anche perché comunque siete un'azienda italiana, per cui GDPR compliance
a manetta, insomma, quindi non è che siete un'azienda americana. Sì, assolutamente. Ok, ci sono altre domande? Io vedo che te l'hanno fatta direttamente la domanda, quindi guardate, vi invito a guardare anche te, Claudia, se hai delle domande dirette. Stavo guardando ora in chat, mi sembra di no.